Allora, i perossidi sono una piccola famiglia di composti, sono ossidi perché contengono ossigeno, però l'ossigeno che forma un gruppo funzionale caratteristico che è questo, O che condivide uno dei suoi elettroni con un altro atomo di ossigeno e quindi il secondo legame che l'ossigeno può formare rimane praticamente libero. Nel gruppo funzionale l'ossigeno ha numero di ossidazione meno 1, va bene? Numero di ossidazione meno 1. Questo gruppo si può legare per diventare stabile, ad esempio a, scrivo qui già più volte il gruppo funzionale, ecco, perché fondamentalmente considereremo tre composti, si può legare all'idrogeno oppure si può legare al sodio. Oppure si può legare al potassio. Va bene, sodio e potassio sono elementi del primo gruppo, quindi cercano l'elettrone per condividerlo. Allora, la formula in questo caso è H2O2, Na2O2, K2O2. Questi sono perossidi e in particolare abbiamo il perossido di idrogeno, quindi perossido di nome dell'elemento idrogeno, perossido di sodio, perossido di potassio. Potassio. Bene, quindi qui abbiamo meno 1, più 1, più 1. Vedete, la molecola nel complesso è neutra, quindi abbiamo un bilanciamento algebrico delle cariche e abbiamo questi composti. Due parole sul perossido di idrogeno, che è anche chiamato acqua ossigenata. Allora, l'acqua ossigenata viene utilizzata uguale acqua ossigenata. Allora, l'acqua ossigenata viene utilizzata come disinfettante perché ha un grande potere battericida, cioè uccide i batteri. Se noi la mettiamo ad esempio su una ferita, voi avrete notato che si libera del gas, queste molecole di O2, quindi si libera acqua. Un po' più piccola, acqua e molecole di O2 gas. Questo schiumeggiamento che si vede è l'ossigeno che va a attaccare il batterio che quindi viene ucciso. Questa reazione avviene subito, appena voi rovesciate l'acqua ossigenata, quindi e avviene soprattutto in presenza di luce. In presenza di luce. I flaconi che contengono l'acqua ossigenata, provate a vedere nelle vostre farmacie, ci sarà sicuramente l'acqua ossigenata, se non c'è bene che averla, sono tutti opachi, va bene, proprio per evitare che questa reazione, che è una reazione molto probabile, quindi noi partiamo da un composto, lo decomponiamo in acqua e O2, è una reazione che avviene molto spontaneamente in questa direzione. Viceversa, nell'altra direzione, cioè l'acqua con vicino l'ossigeno, sintetizza difficilmente il perossido di idrogeno. Quindi ricordate che abbiamo detto in più rispetto alla pura nomenclatura questo dettaglio dell'acqua ossigenata. Va bene?